Vorrei iniziare questo cammino durante la Settimana Santa con le parole di Arnoldo Mosca Mondadori, che è un laico con una forte spiritualità e che scrive anche di spiritualità. Durante la pandemia ha scritto un volumetto che si chiama Cristo ovunque, in cui appunto ci dice come Cristo è presente ovunque. È il Cristo crocifisso, è il Dio che decide di condividere le ferite dell'uomo e i suoi inferni. Ha deciso di entrare in ogni ferita, in ogni inferno umano, in ciascuna ferita dell'uomo, in ogni suo inferno. Dio è presente con il suo amore. Mentre registriamo queste puntate, la guerra in Ucraina è in pieno svolgimento ed in tutta la sua crudeltà, la sua disumanità. Io mi auguro di essere smentito quando questa puntata andrà in onda, e di essere smentito sulla guerra in atto. Ma ammettiamo che questa guerra non ci sia più, o ci sia un cessate un fuoco, oppure ci sia una sospensione, non lo so, e che il dialogo, la ragione e la forza della diplomazia abbia, diciamo, la meglio. Ci sono tanti inferni nel cuore mio, nel cuore di ogni uomo e nel mondo. E iniziare questa Settimana Santa, in cui i cristiani, più che rievocare, i cristiani celebrano, cioè fanno un'azione in cui rivivono il mistero pasquale, la morte, la passione e la risurrezione di Gesù. E iniziare questa Settimana Santa con questa certezza che Dio è presente in ogni inferno umano ed è presente con il suo amore, mi sembra anche la cosa migliore per poter essere vicino a chi soffre, per poter essere vicino alle mamme, ai papà ucraini e alle mamme e ai papà di ogni guerra che hanno perso i loro figli, che hanno perso i loro affetti, a quanti sono stati violati nella dignità, a quanti sono ripiombati, o meglio, piombati dall'oggi al domani in un inferno che nessuno si aspettava. La Settimana Santa è la settimana della passione, ma noi credenti, per il fatto che siamo credenti, sappiamo che la passione non è fine a se stessa, che il male non vincerà, che nella storia l'ultima parola non è al male ma è al bene ed è alla risurrezione, perché appunto Dio è presente con il suo amore. Buona e santa settimana a tutti. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.